Dopo il memo anti-FBI, i repubblicani preparano nuovi dossier. Il prossimo potrebbe riguardare il Dipartimento di Stato. L'avvertimento arriva da David Nunes, presidente della Commissione Intelligence della Camera che indaga sulla Russiagate. Il memorandum declassificato dal presidente riguarda illeciti commessi dai federali nell'applicazione della legge che regola le intercettazioni di cittadini statunitensi e stranieri. È evidente che questo inasprirà il conflitto in corso tra Casa Bianca, FBI e Dipartimento di Giustizia. La Casa Bianca ha spinto per la pubblicazione di questo dossier perché il presidente ritiene che ci siano informazioni che possano screditare il consigliere speciale Mueller. Questo potrebbe essere uno degli obiettivi. I democratici avvertono Trump che si aprirà una crisi costituzionale se licenzierà il procuratore che indaga sulla Russiagate. Nelle intenzioni del Partito Repubblicano, il dossier dimostra che l'FBI e il Dipartimento di Giustizia hanno abusato della loro autorità.